Ma mi cadono sulla faccia. Vabbè, stai così. Siamo live, Respirate. Vedi come Edward che dice a Bella di respirare. siamo live, Siamo live e stavamo chiacchierando. Buongiorno. buon pomeriggio, buongiorno, sono Arianna Curci di Rizzoli e oggi pomeriggio chiacchiererò con Valentina Petri, che è insegnante di lettere per l'Istituto Francis Lombardi di Vercelli ed è l'autrice di un romanzo che è uscito ieri in tutte le librerie che si chiama Portami il diario, come la sua pagina Facebook. Ciao Valentina. Ciao Arianna, sono molto contenta di fare questa prima diretta con te, così almeno mi metto a mio agio. Allora, ma noi siamo qua per parlare di libri, in teoria, ma in realtà tu hai scritto questo romanzo, il tuo primo romanzo, tratta di un argomento abbastanza scottante, dibattutissimo nelle ultime settimane, che è la scuola, per l'appunto, la scuola che non è mai stata o non è mai sembrata così diversa da come è oggi. È una scuola che ci manca tantissimo perché nel mio romanzo racconto la scuola, ahimè dobbiamo dire la scuola com'era, cioè la scuola come l'abbiamo conosciuta fino al primo quadrimestre e poi adesso ci siamo ritrovati catapultati in questo mondo diversissimo fatto di didattica a distanza, di compiti che arrivano tutte le ore, prima nelle prove stavo appunto raccontandoti che mi stanno arrivando verifiche e compiti anche in questo momento. È una scuola che ci manca tanto perché ci ha tolto la presenza fisica, ci ha tolto i ragazzi davanti, ci ha tolto la possibilità di interagire, la relazione. Quindi quella che racconto nel mio romanzo è la scuola, quella che mi piace, il lavoro che mi piace fare. Invece adesso ecco, il mio lavoro è diventato al 90% tutto quello che prima non mi piaceva fare, la burocrazia, le riunioni. La correzione, che non è mai insomma, un bel momento, la preparazione di verifiche che possano essere fatte online con le crocette, le cose strutturate, tanto copieranno anche l'impossibile. E mi mancano i ragazzi, mi manca averli davanti, mi manca portarli alla maturità, perché io quest'anno ho la maturità, quindi. Infatti, questo in realtà è l'argomento con cui volevo cominciare, perché è quello di cui si parla di più negli ultimi giorni. Tra l'altro, nel tuo libro, oltre a sentirsi tantissimo l'amore per il tuo lavoro, si sente anche tanto appunto l'amore per la scuola proprio come luogo fisico. Direi, nonostante tutto, nonostante i difetti, però l'amore per questo posto con i banchi distrutti, con i muri grigi, con le lavagne che non funzionano, però questo si sente molto. E adesso che siamo a maggio, quindi siamo agli sgoccioli dell'anno scolastico, questo è l'argomento che anche nel mondo di prima, nella scuola di prima, appassionava studenti e insegnanti, l'esame di maturità. Nel tuo libro c'è un esame di maturità che però appunto assomiglia a quelli che tutti quanti noi abbiamo fatto, che tutti noi ricordiamo, invece quest'anno sarà diverso, pare. Intanto il mio libro si ambienta qualche anno fa, quindi già racconto un esame di maturità che l'anno scorso era già vecchio, perché l'esame di maturità è qualcosa che piace moltissimo riformare un po', no? Quando arriva un governo nuovo, cambiamo l'esame di maturità, così almeno li teniamo sempre un po', vogliamo vedere se sono attenti gli studenti e anche gli insegnanti. Su quello di quest'anno sono preparatissima perché vengo da un collegio docenti fiume di tipo 5 ore e mezza, una specie di Woodstock dei collegi docenti e che credo che stiano facendo tanti miei colleghi oggi, no? Perché questi sono i giorni del collegio, quindi figuriamoci, ci hanno spiegato tutte le direttive, sarà una cosa un po' asettica, una cosa un po' particolare con le mascherine, il distanziamento, areare il locale prima di soggiornarvi, messi gli studenti in quattro cantoni, la bidella che passa ci passa lo straccio prima, dopo, durante, tutti puliti, profumati, igienizzati, mascherinati. Quindi vediamo, insomma, vediamo com'è. Io sono contenta, sono irrazionalmente contenta di tornare a scuola e di vederli. Mi rendo conto di tutto, mi dicono, beh, però per farlo in questo modo forse non aveva senso, si può fare in video, no? Se si fanno le lauree, però secondo me la maturità è un rito di passaggio, è una cosa, non può essere per uno studente di quinta che un giorno di febbraio sei andato a scuola, non sapevi che era l'ultimo giorno di scuola e poi non ci torni più. E sei maturo, questa cosa non può essere. Devi tornare e devi superare quel momento lì di parlare davanti a una commissione, che poi magari è interna, siamo noi, però deve essere quello.
deve esserci, per loro e anche per me. Ma infatti, ecco, colgo spunto da quello che hai appena detto per ritornare su questo argomento della didattica a distanza, nel senso che appunto questa tua mancanza fisica della scuola si sente tanto. E anche dei ragazzi, perché i ragazzi poi sono una presenza molto ingombrante nel libro, in realtà proprio anche fisicamente racconti stesso di come occupano tutto lo spazio disponibile, mangiano, ti ruminano. Esatto, la professionale, quindi ho i meccanici duri e puri, che sono più alti di me, sono alti, cioè 1,92 m, grandi, grossi, duri e puri, non solo, poi ci sono anche quelli un po' più bassi, però ecco, adesso sono tutti alti, non so io perché questi ragazzi sono cresciuti omogeneizzati dopanti, però io davanti ho sempre questi Marcantoni giganteschi da domare che si accartocciano nel banco, si felpano, si incappucciano. Però ti mancano. Caspita se mi mancano. È bello, cioè la cosa bella dell'insegnamento è quello. Chiudi la porta e stai con i ragazzi, poi ti tirano scema. Vorresti prenderne uno e battergli la testa contro quella del compagno di banco il più delle volte, però mancano tantissimo perché... Poi si crea un legame. Poi penso che per l'insegnante di italiano, adesso dico una cosa molto impopolare, subito, però per l'insegnante di italiano affronta anche tanti argomenti, perché la letteratura e la storia ti dà modo di parlare di tantissime cose e quindi sono lezioni belle, sono lezioni che a volte ti portano lontano da dove avevi pensato di arrivare. Ma invece, ecco, loro ti mancano e secondo te a loro di questa esperienza condivisa che è la scuola, adesso che sono a casa tutti quanti collegati con le lezioni su YouTube e su Zoom, a loro manca. Cosa sta togliendo a loro questa esperienza secondo te? Dunque, intanto tutti quanti collegati, mica vero, qualcuno allegramente su Netflix che si fa una stagione, fa binge watching di tutte le stagioni, quindi ecco, qualcuno ce lo siamo un po' perso per strada, che è un grossissimo problema, però al di là delle lezioni, quelle non mancano a nessuno, e della trasmissione dei contenuti che si potrebbero anche comunque fruire in altra maniera, perché ci sono, ecco, insegnanti anche migliori di me che fanno lezioni bellissime online, io potrei suggerirle, potrebbero andare a vedersi queste, però la scuola è un'altra cosa. Scuola è andare a scuola la mattina, trovarsi, incontrarsi, stare 6 ore dalle 8 alle 2 in una classe con delle persone che sopporti, non sopporti, con cui devi imparare a relazionarti, che sono diverse da te per mille motivi e quindi poi la scuola è fatta di relazioni tra di loro, è fatta insomma, c'è un po' questa retorica della scuola, ma è vero, no? I primi amori, le grandi amicizie, i grandi tradimenti delle grandi amicizie. Intanto entri in classe e non capisci cosa è successo e poi scopri che c'è un dramma in corso e quel giorno lì non c'è verso di spiegare la lotta per le investiture, perché la lotta in corso è un'altra. Che magari c'è stato un feroce tradimento di amicizia e quindi poi si parla anche di quello, insomma. Ma infatti, ecco, adesso per esempio l'amore in classe è una cosa su cui di recente credo tu abbia scritto un post di un allievo che aveva insistito per fare una verifica perché in realtà voleva rivedere la ragazza che gli piaceva. Ci sono nel libro ovviamente invece tante storie d'amore che nascono, che si intrecciano, che finiscono, c'è tutta una dinamica incredibile tra loro, però appunto questa cosa qui loro l'hanno persa e come fanno? Nel mio libro racconto almeno due o tre storie d'amore, insomma, tutte diverse tra loro, anche con esiti diversi, perché poi a scuola è così, insomma, sì, nell'arco dell'anno scolastico noi assistiamo al nascere, al morire di queste cose, li vedi avvinghiati nel corridoio, li vedi imboscati in cortile, li vedi magari abbracciati fuori dalla scuola, poi non li vedi più, quindi capisci che qualcosa cambia. Adesso poi con il WhatsApp continuo, a me arrivano i compiti via WhatsApp, quindi basta, la foto profilo ti dice già tutto. Se si baciano appassionatamente, sai che stanno ancora assieme, se invece sono da soli, sai che si sono lasciati. Quindi ci sono tutte queste storie qui, molte purtroppo sono morte sul nascere, perché il Covid ci ha così
tagliato le gambe a tutti, e quindi ci sono delle storie che probabilmente non sono nate o si sono interrotte, di cui sappiamo poco. Alcune invece credo di capire che sono progredite nonostante, magari riscoprendo quella cosa strana che è la scrittura. Perché scriversi, inviarsi, no? Reinventarsi una relazione che non è più basata sullo sguardo, magari la mattina nell'atrio, ma deve passare attraverso la scrittura e il messaggio, chissà, magari ha fatto anche nascere delle cose diverse. Lo scoprirò a settembre. Certo, ma invece a proposito di scrittura, con la lettura come siamo messi? Ci è arrivata prima una domanda, ci chiedevano se ti hanno dato un feedback già, ti leggono e se non ti leggono cosa leggono? Leggono. Dunque, allora, mi leggono, non lo so, perché alcuni e i miei post sono anche molto lunghi, poi sono anche pieni di citazioni di cose da vecchi, come mi dicono loro, cioè le citazioni dei film che faccio io, loro non le colgono, quindi secondo me qualcosa si perdono per strada, per fortuna. Loro si dichiarano tutti fieramente nemici della lettura, perché diciamolo che leggere non fa fichissimo. Poi però si scoprono cose stranissime. Per esempio, adesso un anno abbiamo fatto una cosa bellissima, erano gli speed date letterari, adesso sto andando fuori con così, ma che sono questi incontri in cui tu devi raccontare all'altro un libro, ma come se tu fossi un personaggio del libro. È uno speed date, però letterario. Tu sei, che ne so, Jane Eyre, racconti la tua storia in 3 minuti a quello che hai di fronte, poi cambi tavolino e vai a raccontare la tua storia a un altro. E per portarci meccanici, non è proprio facilissimo. E invece, poi succede che uno mi fa, io faccio Heathcliff, ok? Si è raccontato Cinime Tempestose, ma succedono anche queste cose qui, si scoprono delle passioni strane, scopri che sotto sotto magari qualcuno legge, qualcuno ha letto, qualcuno ha il libro imboscato in cameretta, cos'hai? Cosa stai leggendo? Niente. E adesso li vedi con le dirette. No, con le dirette ogni tanto qualcosa vedo, intuisco, dico, ma tu stai leggendo un libro? No, è di mio fratello. Allora non ti ho chiesto se era droga, eh? Era un libro. No, poi ogni tanto negli zaini qualcosa vediamo, quindi non, poi non è così vero che non leggono. Leggono a volte poi cose passate consigliate dagli amici, per cui ci sono dei canali sotterranei che secondo me a noi sfuggono completamente. Le nostre liste dei libri da leggere nelle vacanze sono carta morta. Dovremmo ascoltare un po' di più loro. Ma infatti nel romanzo c'è un episodio molto divertente, non spoilerò nulla perché è una scena abbastanza così circostanziata, però c'è un bibliotecario della scuola che si rifiuta di dare in prestito a una ragazzina un libro perché ritiene che sia troppo scritto. Conveniente. Eh sì, certo, Nonostante naturalmente. sia nella biblioteca della scuola questo libro. Nella biblioteca della scuola ci sono cose che vengono, della parte, ogni tanto ce le regalano, quindi vabbè, si prendono, poi ci sono cose che comprano gli insegnanti perché così ce le leggiamo noi, cose che compriamo perché auspichiamo che i ragazzi le leggano, poi non succederà mai. Non so, le vie della lettura dei ragazzi sono infinite. Poi ogni tanto leggono anche cose che consigliamo noi, ma è così, una rarità. Io sono dell'idea che basta che leggano, anche l'idea che leggano non il classico, possono benissimo leggere il romanzo, come si chiamano adesso? No? Io, ho cercato di dirlo prima, mi è corretta, Young Adult, come si chiama? Insomma, per le ragazzine, quelle dove c'è lei che è un po' timidina, poi incontra il bel tenebroso, che sono un po' tutti uguali, fatti con lo stampino, però poi a un certo punto se ne accorgono, che sono, che, no, degli, io, un pomeriggio, dunque lo scorso anno, 2 anni fa, non so, avevo dei pomeriggi micidiali in una classe e c'era una copia di, si può dire, un titolo di un libro. Sì, si può dire 50 sfumature di grigio, anche se si può, che è un libro che insomma, ecco, e ho detto, vabbè, senti, portamelo alla cattedra, apriamolo a caso.
è capitata una pagina tranquilla perché c'è un grande dio della scuola che mi assiste, però ecco, c'era la classica scena di questo bel tenebroso miliardario che stava prendendo un cocktail, per fortuna nella pagina che ho beccato io sono stata fortunatissima e abbiamo comunque... L'abbiamo letto, abbiamo riso molto, abbiamo criticato un po' magari lo stereotipo del personaggio, abbiamo provato a vedere cosa ci faceva venire in mente, è uscita una lezione anche su quello. Quindi alla fine va bene tutto, basta che legga. Ma il bel tenebroso mi fa venire in mente che c'è un personaggio che si chiama così, cioè c'è uno dei soprannomi, perché tu per esigenze letterarie dai dei soprannomi ovviamente a questi ragazzi, quindi un po' li tieni lì ancorati a una caratteristica in particolare. Ci chiedevano prima, è arrivata una domanda, se tu li vedi invece cambiare e quanto li vedi cambiare nel corso degli anni, man mano che passano da una classe all'altra, quanto rimangono se stessi e quanto cambiano? Allora, dunque, intanto i soprannomi sono un po' una cosa che mi nasce così appena li conosco, perché anche perché a volte sono tanti, uno ci impiega un momentino a imparare i nomi e quindi mentalmente ti fai l'appunto e lo chiami così nella testa, poi un po' resta. Sul fatto che cambino è bellissimo, però vederli cambiare è un grande privilegio, che a me è capitato poco, perché quello dell'insegnante, finché non sei di ruolo in una scuola e non hai la continuità didattica, non è una cosa così scontata. Io queste classi qui ho cominciato a conoscerle e ad averle dall'inizio alla fine, poi magari per mille esigenze una classe ti viene comunque sottratta perché devi fare il collage dell'orario, ma veder crescere i ragazzi è un privilegio grandissimo, e infatti è la cosa più bella del ruolo, della stabilizzazione, no? Di quando finalmente arrivi in una scuola e poi decidi di rimanere lì e che finalmente te li vedi crescere, perché quello dell'insegnante è un lavoro dove tu fai un pezzetto di strada e poi non sai cosa hai fatto, le soddisfazioni non le raccogli immediatamente, sì alla fine dell'anno qualcosa, all'inizio del percorso certo, no? Quante volte da supplente erediti sempre il lavoro di qualcun altro e traghetti per qualcun altro ancora, per cui vederli crescere, vedere un percorso è raro. Mi era capitato questa volta, per la prima volta nella storia, dalla prima alla quinta, e me li ha torti la pandemia negli ultimi 3 mesi. Per cui io questo virus voglio molto male. Immagino, ma peraltro hai toccato anche un altro argomento che c'è nel libro, perché a differenza tua la protagonista del libro è un'insegnante che arriva ed è quella nuova, quindi eredita, non è di ruolo ancora, quindi eredita una serie di classi che non sono sue, questi ragazzini che le vengono consegnati come dei pacchi tra capo e collo. Cosa, cioè, se per te è difficile adesso stare lontana dai tuoi ragazzi, cosa succede invece nella vita dei supplenti in questo momento, quando hanno appena fatto in tempo ad abituarsi a una classe e già gli viene tolta? Ma io massima solidarietà ai colleghi supplenti che quest'anno hanno vissuto questa esperienza, che è già sempre traumatica, per me era sempre un trauma, no? Arrivare a giugno e poi non sapere se li avrei rivisti, la risposta è sempre stata no, non sono mai, quasi mai riuscita a riprendere le mie classi l'anno dopo. Quindi fai già un lavoro dove non vedi, non hai certezze. In più quest'anno qualcuno si sarà ritrovato a prendere magari la supplenza annuale all'inizio dell'anno, li ha avuti per un quadrimestre, qualcuno avrà preso la supplenza magari dopo Natale, per poi succedono queste cose, se li è ritrovati a distanza e ha dovuto costruire, inventarsi un rapporto a distanza che non è semplice. Per me è stato più facile avere un rapporto a distanza con i ragazzi di quinta, perché dopo 5 anni c'era davvero già una relazione iniziata. Con quelli di prima mi accorgevo anch'io che avevano bisogno proprio della lezione partecipata sulla piattaforma in presenza virtuale, ma presenza, perché comunque la scuola è quella cosa lì, figuriamoci, poi ci saranno state tantissime situazioni. Penso anche ai casi di sostegno, che sono quelli sempre un po' dimenticati, che si basano tutto sulla relazione, e invece la didattica a distanza in questo può fare molto poco, certo. Dirlo, molto poco. Sto leggendo una cosa, sempre a fine anno, ho già il magone. Sì,
Dei commenti molto belli, tutti ti fanno i complimenti. C'è arrivata anche una domanda di una persona, lo sapevamo che sarebbe arrivata questa domanda. Loro si riconoscono nelle tue descrizioni, gli allievi. Gli allievi. Allora, dunque, intanto, vabbè, i personaggi del romanzo, come anche i personaggi che io racconto sulla mia pagina, sono sempre liberamente ispirati ai miei studenti. Questo sì, cioè se una cosa lo raccontate perché è successa, se una frase è stata detta, è stata detta. Poi però faccio un po' di operazioni narrative intorno, per cui non dico che li rendo irriconoscibili, però devono anche loro aver visto quello che ho visto io, e non è detto che a quell'età e dall'altra parte della cattedra si vedano le stesse cose, quindi non è così immediato l'abbinamento. Anche, ecco, i tuoi ragazzi sanno i loro soprannomi, no, i loro soprannomi non li sanno, non li sapranno mai. Poi a volte ci sono delle operazioni per cui insomma magari due ragazzi sono insomma, di due personaggi se ne è fatto uno, di due episodi ne sono diventati tre, insomma, ho mescolato un po' le carte. È già venuto fuori il nome di Piallato, che è uno dei beniamini del blog, e che nel romanzo come anche il Salto di Panama sono dei personaggi molto, molto amati. Loro sono liberamente ispirati a personaggi reali, immagino. Sotto tortura ve lo dirò. Diciamo che è un'ispirazione molto forte, poi ci sono appunto, no, un po' di cose intorno, c'è un po' di, no, adesso dire mestiere sembra che me la tiro, c'è un po' di artificio intorno, un po' di trucco e parrucco, ecco, quello sì, magari c'è un dettaglio che mi ha colpito una volta che poi diventa caratteristico, e non è detto che invece gli studenti mantengano, insomma, lo stesso look, la stessa cosa impiallato. Impiallato, certo. Ciao Silvia. Tra 10 anni Piallato le chiederà: ma sono io prof? Sempre che Piallato fra 10 anni legga il mio libro. No, alcuni mi leggono e commentano, però non si è mai lamentato nessuno, quindi per adesso vado tranquilla. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre rispetto alla scuola di ieri che racconti, di ieri che poi era l'altro ieri che racconti nel libro e quello che sta succedendo ora, nel senso che ci sono tante cose che non ci sono più, appunto i banchi, i diari, gli zaini, i panini al tonno. No, non ci sono più perché c'hanno il cellulare, portami il diario, è il titolo romantico, ma... Però ce ne sono alcune invece che stanno comparendo, appunto i libri nelle camerette per esempio prima non li avresti visti, anche le mamme sono una cosa, queste vite domestiche che tu non ti immaginavi degli allievi. Mamme, fratellini, sorelline, scusi prof, può mandare la verifica 5 minuti prima perché poi mia mamma deve addormentare mia sorella e se la stampo la stampante la sveglia. Vero, messaggio vero che mi è arrivato, no? Per cui mandi la sua verifica un attimo prima perché se aspetti dopo poi puoi mica svegliare il pargolo. Animali domestici ho visto vabbè, location itineranti, cioè alunni che andavano a cercarsi l'angolo tranquillo perché di qua c'è mio fratello che fa lezione, di là c'è mia mamma che sta lavorando, di qua ci sono i vicini che stanno ristrutturando e quindi ogni tanto li vedo in terrazza, sul balcone, fuori, così. Poi qui non prende, qui non vedo, mi muto, mi oscuro, ci sono tutti questi accorgimenti. Le mamme passano, all'inizio, le prime settimane no. C'era questa cosa un po' così misteriosa, no? Cioè della lezione, e quindi non, se passavano magari si abbassavano, che tanto la vedi lo stesso, no? Però abbassata, oppure scusi. Poi invece no, perché la quarantena ci ha sdoganati tutti, quindi da me passa mia figlia ogni tanto in braccio, anche quando giro i video mi saluta, ciao. Risponde, perché mia figlia ogni tanto sa le risposte alle domande, e quindi è anche inopportuna. Le mamme che le sento urlare: pronto, sono ancora a lezione! Questa è tipo la mamma di Wolowitz, no? Mamma che non ho mai visto, ma solo sentito urlare, per chi vedeva Big Bang Theory, no? La mamma di Howard che urla e basta. Mamme tremende, mamme che mi incutono vero terrore, che tra l'altro io penso che se mamme che avranno avuto per tutta la quarantena, quindi da marzo, i loro figli adolescenti,
Io non so che forma di vita più di un maschio adolescente di 15 anni ci sia nel mondo a preoccupare. Andrea ci ha prima ricordato che suo figlio si è fatto trovare alla prima lezione mentre faceva il barbecue, quindi in giardino. Giusto, ma quindi mangiano tutte le ore, mangiano la pasta. Sembra la scena quella con Alberto Sordi, no? Bucatino, tu m'hai provocato, e poi mi dicono, prof, io però. Devo ancora mangiare, vuoi mica che la creatura poi sta sciupata, quindi no, mangiano, fanno di tutto. La DAD ci ha, la DAD, perché ci piacciono le sigle. Ieri, colleghi che mi ascoltate, ieri abbiamo scoperto del PAI e del PIA. Io ho ancora problemi a riprendermi, quindi. No, la DAD ci ha insegnato tante cose e soprattutto ci ha fatto vedere dei mondi nuovi. È stato proprio uno Stargate verso le case dei nostri studenti. Abbiamo visto cose che non avremmo voluto vedere anche. Però mangiano sempre, questa rimane una certezza. Mangiano sempre. Io tra l'altro ho sentito di recente, non so più in quale programma televisivo, un pedagogo, uno psicologo, qualcuno, un crinivenologo, che diceva come, spiegava come non bisogna preoccuparsi se gli adolescenti mangiano tanto in quarantena perché è un modo di colmare un vuoto, in realtà non è fame, ma è fame nervosa, se vanno sempre in cucina. No, sono così anche senza la quarantena, cioè mangiano continuamente. Hai proprio fame, Abbiamo cioè, non è voglia di qualcosa tranquillizzato. di buono. I miei mangiano, cioè continuamente. Tranquillizziamo tutti gli psicologi e tutte le mamme che ci guardano, perché in realtà loro continuano a mangiare. Questo non cambia, ci Sì, no, rassicuriamo. ecco, perché poi magari le mamme dicono: no, ma andava a scuola, poi veniva a casa. Io avevo uno. Tra l'altro con un fisico invidiabile e un metabolismo che gli invidio, che ogni cambio d'ora mangiava un panino. Cioè lui veniva a scuola con queste granate di carta spagnola che contenevano panini procacciati, non so, dalla mamma, ma penso che poi qualcosa acquistasse anche lungo il tragitto. E poi gli dicevo, scusa, quindi tu hai finito, cioè dopo 5 panini, perché 6 ore, 5 intervalli, è finito, no, vado a casa e mangio. E cosa mangi? Ora che arrivo a casa sono le 3, la pasta. Dico, vabbè, ti mangi un piatto di pasta e basta. No, poi anche la cotoletta. Certo, perché no? Certo. E non era, non sai, il ragazzino americano obeso, problematico. No, bello lui, tranquillo. Deve crescere. Deve crescere. Quindi no, noi abbiamo scoperto in DAD tante cose, continuano a mangiare, va bene. Questa cosa dei panini, tra l'altro, mi fa venire in mente un altro episodio molto divertente che racconti nel romanzo, che è questa gita all'Expo, perché il romanzo si ambienta appunto in un'epoca che ora sembra lontanissima, in cui si facevano le gite, e in cui c'è questa gita all'Expo, in cui c'è un alunno che, nonostante ci sia disponibilità di cibo da tutte le parti del mondo, lui invece si porta il panino di mamma perché vuole quel panino lì. Però, Dedicato al cibo, ragazzi, dove c'era qualunque cosa e non per motivi economici, cioè io non mi fido e si è mangiato il panino di mamma. Sì, quello è uno degli episodi del libro che in realtà, devo dire, ha un sostrato di realtà molto forte. ecco, tra l'altro ci stanno arrivando un sacco di commenti di gente che comunque. Quindi ecco, anch'io tranquillizzo lo psicologo e i miei studenti, non era fame nervosa, non era il trauma da quarantena, mangiano. No, e invece però la gita all'Expo è un'altra attività, diciamo, di quelle extracurricolari, non so se si chiamano ancora così, di quelle raccontate nel libro, che è uno spettacolo teatrale. Ecco, tutte queste cose, queste attività che a scuola si potevano fare un tempo, questo spettacolo teatrale, tra l'altro, è un espediente molto bello all'interno della trama perché permette a personaggi che mai si sarebbero altrimenti azzardati a salire su un palco vestendosi da Otello, o da Amleto, di tirar fuori invece un lato segreto di loro. E, tutte queste cose, secondo te, esistono dei modi per sopperirle? Cosa si può dare oltre alle lezioni online a questi ragazzi per permettergli di uscire un po', da sé? Ecco, io vorrei avere una risposta molto intelligente per questa domanda, ma temo che la risposta sia niente. Cioè, l'unica cosa che funzionava era esserci.
esserci contemporaneamente fisicamente in quegli edifici per lo più brutti che sono le scuole e dove poi però tanti colleghi so che mi danno ragione su questo, capitano le magie proprio, cioè capitano dei momenti di magia pura in cui tu non l'avresti mai detto, ma invece si riescono a fare delle cose e l'attività teatrale o comunque chiamiamola lettura drammatizzata sarebbe una cosa veramente da istituire, ecco, quella sì sarebbe una riforma da fare. Io credo che i nostri ragazzi abbiano moltissimo bisogno di bellezza, di teatro, di arte, di musica, perché se non glielo facciamo vedere, se non glielo facciamo sentire noi che siamo la scuola, loro da soli magari non lo fanno. Quindi non c'è nient'altro come la scuola, non c'è nient'altro come la presenza. Noi con la scuola li portiamo controvoglia, con mille difficoltà anche, cioè, logistiche, economiche, burocratiche, perché organizzare un'uscita didattica dal punto di vista burocratico oggi è una cosa che ti fa veramente pensare subito a cambiare mestiere e andare a aprire il famoso Chiringuito sulla spiaggia, perché solo il pensiero di compilare tutti i moduli necessari, uno dice no, vabbè, sto in classe, lascio perdere. Però invece più li porti fuori, più li porti a vedere cose, ad ascoltare, a vedere, a guardare, più ottieni, più dai stimoli, più loro poi ti restituiscono qualcosa in qualche maniera. Senti Valentina, ci è arrivata una domanda, ci chiedono se hai mai pensato di insegnare in un liceo. In realtà questa è una domanda che la protagonista del tuo romanzo si pone a un certo punto, se quello Aspetta che ti ho perso la cuffietta. Se ho mai pensato di insegnare in un liceo, ma sì, nel senso che anzi, avevo anche dato l'esamino in più per eventualmente. Sì, cioè nel momento in cui uno fa domanda di supplenza, poi chiede la sede, non esclude nulla. Io però adesso dove sono adesso sto bene, mi trovo bene, mi trovo bene intanto con i colleghi, mi piacciono i ragazzi che ho davanti, mi sembra di fare un lavoro utile. Poi non voglio togliere nulla ai licei, perché io vengo da un liceo classico, quindi cioè, che cosa voglio dire? I licei sono delle scuole bellissime, davanti hai un'umanità spesso magari più motivata. Non è che ci siano scuole dove è più bello insegnare che in altre, però c'è cioè una cosa che scrivo nel romanzo, no? Che fanno sempre a quella nuova, cioè appena dice dov'è che insegni quest'anno, ho avuto l'incarico professionale, ti fanno questa faccia qua, che non so se l'ho descritto bene nel libro, quindi vado a farla. Ecco, questa faccia qua, che è una faccia bruttissima perché vuol dire, ah, ammazza, vabbè, però dai, poverina, in fondo. E invece no. Cioè, si sta anche bene, si insegna lo stesso, l'utenza che hai davanti non è di serie B o C o D, al liceo mangiano bene. No, io mangiavo parecchio al liceo, infatti. No, non ci sono le scuole di serie A e di serie B, non ci sono i ragazzi di serie A e di serie B, ci sono dei ragazzi che pensano però, che hanno l'idea, ecco, di non essere. A me, io mi arrabbio moltissimo quando i miei ragazzi mi dicono, vabbè, prof, ma sì, vabbè, ho capito, ma siamo all'inizio, come dire, vola basso. E me, cosa vuol dire? No, si può fare tutto. Senti Valentina, visto che manca poco e fra poco dobbiamo chiudere, io colgo l'occasione da una domanda che ti è arrivata prima, in cui ti chiedono se scriverai un secondo romanzo sulla DAD, perché in realtà non per farti questa domanda, ma per chiederti cosa ti immagini per la scuola del futuro, cosa pensi che si possa imparare da questa esperienza e cosa vorresti scrivere, ecco, nel prossimo romanzo, che scuola vorresti raccontare nel futuro? Allora, dunque, la DAD io un po' la sto raccontando perché in realtà poi i post che ho scritto nell'ultimo periodo sono tutti legati a questo momento. E effettivamente è uno scenario,
romanzesco che sembra già una trama da romanzo, no? Cioè, era un anno scolastico normalissimo e poi all'improvviso la pandemia, è già bellissimo, solo che è successo in realtà, quindi non lo so, non cambiano poi molto le dinamiche, cioè le cose, no? Le cose da raccontare poi sono sempre quelle, le relazioni tra i colleghi, con i ragazzi, tra di loro. Come vedo io la scuola l'anno prossimo, non lo so, non vorrei fare niente, con qualche strana profezia. Io la vedo in presenza, io spero che vada tutto bene, che tutto vada come deve andare, che vengano attuate tutte le procedure necessarie, io non sono medico, allergologo, infettivologo, che ci dicano cosa dobbiamo fare per farlo bene, che magari si rendano conto che sarebbe necessario avere delle classi più piccole, stabilizzare gli insegnanti, fare quelle cose che diciamo tutte le estati, no? Le soliti discorsi della scuola da bar che vengono fuori tutti gli anni, e sarebbe già una scuola migliore comunque, senza la pandemia. Poi, visto che c'è stata la pandemia, direi che è necessario prendere questi accorgimenti per rendere la scuola più vivibile. Cioè, lo dicevamo prima, il gatto pardo, no? Cioè, se vogliamo che rimanga tutto com'è, bisogna che cambi tutto. Dobbiamo cambiare un po' il modo, cambiare un po' la scuola, però per farla tornare poi la scuola quella vera, quella in presenza, quella con i ragazzi davanti, che magari ti mangiano anche in faccia, però ci sono gli AI lì, ti dicono anche grazie, prof. Ma la didattica a distanza la vedi come uno strumento possibile, ovviamente per dei casi eccezionali, cioè è qualcosa che abbiamo imparato, è uno strumento in più rispetto a prima? Allora, abbiamo imparato delle cose, sì, io ho imparato delle cose, dei colleghi hanno imparato delle cose, ho imparato a usare delle piattaforme, degli strumenti che possono essere sicuramente più utili per non so, un alunno che abbia una lunga degenza in ospedale, abbiamo avuto degli studenti che facevano sport a livello agonistico, quindi insomma sicuramente ci sono degli strumenti che possono servire a tamponare delle situazioni di emergenza, però per me la didattica a distanza è questo, cioè risolvere una situazione di emergenza, non che a nessuno venga in mente di dire costa meno e quindi in fondo è una cosa bella digitale e quindi fatela perché siete già stati capaci di farla. A me questi discorsi quando sento dire grazie, ringrazio gli insegnanti, siete stati bravissimi, aspetta, cosa c'è dietro? Cosa ci state dicendo? Che non venga in mente a nessuno perché la scuola si fa davvero, la scuola si fa a scuola. Benissimo, io penso che queste siano le parole migliori per chiudere, non mi sento di aggiungere altro, se non di ringraziarti ovviamente. Ma io ringrazio te, ma tu non sai quanto ti devo ringraziare, guarda, per tutto, per questo libro che non pensavo diventasse vero, invece... Invece è vero, infatti è questo che volevo ricordare a tutti, che ordinare si trova in libreria, ci sono le storie di Piallato, mostralo, che lo sto dimostrando. Mostralo, lo mostro con grande emozione. Eccolo qua, è bellissimo, è arancione, c'è Piallato. È arancione, volevo vestirmi da arancione anch'io, ma poi mi sembrava troppo. Piallato c'è, scarto di Panama c'è cuffia di lana, però ce ne sono anche tanti nuovi che secondo me si faranno voler bene. Ti ringrazio tanto Valentina. Grazie Arianna, grazie di tutto e grazie a tutti i portatori di diario che mi seguono da tanto.